tutti, sono Giovanni Franceschelli, ringrazio chiaramente te, InfoProgetto. Questi momenti sono per me e spero anche per tutti voi. Prima di tutto sono molto importanti perché rappresentano la possibilità di parlarci, di avere un confronto, quindi dicevo prima, spero prima di tutto di non annoiarvi, ma di potervi coinvolgere anche attraverso il tuo aiuto in un confronto, perché ritengo che sia davvero molto importante confrontarci sulla nostra professione. Immagino siete architetti, ingegneri, geometri o comunque progettisti, ma soprattutto su, lasciatemelo dire, lo strano tempo che stiamo vivendo e che viviamo probabilmente da qualche anno, e in particolare negli ultimi 2 anni e mezzo di cosucce ne sono capitate. Quindi oggi, andando a bomba, quindi io mi alzo, mi metto là così non faccio perdere tempo a nessuno, ma volevo parlare con voi di alcune riflessioni più che di progetti che abbiamo portato avanti in questi anni. Mi metto qua così leggo anch'io perché ho raggiunta l'età dove non leggo né da vicino né da lontano, quindi comunque improvviserò. Il mio studio, il nostro studio è a Bologna, lavoriamo in due settori molto interessanti per me: progetti di architettura e progetti di interior design, cercando di combinare le due cose quando questo capita. E nella fattispecie, negli ultimi anni abbiamo lavorato su questo principio, sull'idea di comunità, sull'idea di costruire degli spazi prima di tutto per le persone, evidentemente di qualsiasi età, e lo vedremo, dai bambini molto piccoli alle persone, oggi si direbbe senior. Per noi non c'è distinzione, il principio che unisce i nostri progetti riguarda l'idea di proporre la nostra professione come collante, mettere insieme le persone, fare in modo che ogni spazio, pubblico o privato che sia, rappresenti un punto di riferimento per una comunità. E quindi crediamo, guardando alcune immagini del recente passato, come quella di sinistra, vi ricorderete, c'è stata una rincorsa a trovare soluzioni per stare distanti, giusto o sbagliato che fosse, ovviamente ognuno ha cercato di fare in fretta per trovare nuove soluzioni. Nuove soluzioni sono sempre di aiuto per fare una riflessione, anche per evolvere il proprio pensiero. Beh, noi comunque rimaniamo, io e i miei colleghi, molto legati, come dicevo, all'idea di comunità, dello stare insieme, quindi piuttosto che favorire la separazione rigida e l'individualismo in un qualche modo, puntiamo a progetti o comunque cerchiamo di restituire attraverso i nostri progetti un principio di comunità che si sposa, che si combina con un mantra che ripeterò molto durante la giornata, che riguarda la flessibilità d'uso degli spazi, come lo spazio che stiamo condividendo oggi, evidentemente per una conferenza, o potrebbe essere per una cerimonia, per un banchetto, per un concorso, per qualsiasi cosa, è uno spazio flessibile. Noi abbiamo pensato che la flessibilità possa e debba avere una evoluzione in un qualche modo positiva, pensando ad un altro principio, un principio di agilità. Tutti noi, tutti, davvero tutti, ci siamo abituati negli ultimi 2 anni e mezzo a cambiare repentinamente le nostre abitudini. Immagino che nessuno di voi 4 anni fa o 5 anni fa potesse immaginare che il proprio soggiorno di casa sarebbe diventato un ufficio, o la camera da letto, la scuola per i bambini, o una palestra improvvisata. Quindi agili, bisogna pensare che ogni spazio possa essere effettivamente in movimento, come noi siamo stati abituati e siamo abituati ad essere in movimento. Quindi anche una riflessione pensando alle nuove generazioni, questo è un altro tema ricorrente nei nostri progetti. Ho la fortuna da cinquantenne, 50 tondi tondi, quindi per me è un anno particolare questo. Sono fortunato perché i miei colleghi sono molto più giovani di me. Ho la fortuna di insegnare a Firenze ragazzi di 20, 21, 22 anni, è, come dicevo, uno scambio continuo con loro. Penso che l'introduzione della tecnologia in tutte le sue forme aiuti la comprensione, ne parlavamo anche prima, ed è un tema ricorrente nei progetti, soprattutto per le scuole che stiamo facendo e che vedremo molto brevemente. L'idea di avere alcuni principi cardine, alcune linee guida, non tanto per la nostra professione, per il nostro
modo di essere creativi, in un qualche modo dobbiamo sempre dare delle risposte, ci ha portato a riassumere il nostro punto di vista in 5 principi che abbiamo chiamato Design Pillar. Sono gli elementi che ricorrono in tutti i progetti che abbiamo sviluppato e che stiamo sviluppando. Come dicevo, il primo riguarda la comunità, il secondo un'idea di spazio estremamente flessibile, l'agilità come si direbbe sempre in inglese state of mind, è un modo di pensare la propria vita, un modo di organizzare la propria vita, lo spazio che non è più rigidamente fisico o rigidamente digitale, tutte e due le definizioni, mi permetto di dire, sembrano già vecchie, un po' vetuste, diciamo, si sono unite in uno spazio ancora indeterminato, definito digital, cioè l'unione tra fisico e digitale, ma siamo ormai tutti abituati a vivere nello spazio digital. E l'ultimo principio, forse quello più importante, che riguarda la sovrapposizione di tutte le nostre vite diverse una dall'altra, che non può che generare uno spazio ibrido. Questo è quello che cerchiamo di far capire per primi i nostri committenti. Qui ci sono alcuni progetti che scorro molto velocemente perché non mi vorrei soffermare su questi, ma su un progetto che abbiamo fatto qualche anno fa a Firenze. Il minimo comune denominatore di questi progetti è l'idea appunto di restituire attraverso un progetto di architettura degli interni, quando ci capita di lighting, quindi lavorare anche con l'illuminazione, ovviamente molto molto importante, e anche con il paesaggio interno ed esterno, ecco, mettere insieme queste parti così importanti della nostra professione si traduce in un'offerta aperta, come dicevo, a comunità molto diverse. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando con ragazzi che hanno 18 anni, che magari vivono in uno student housing come quello di Torino, recentemente aperto, o nei progetti di Bologna e di Milano che vedete sulla vostra destra. Che comunità è? Una comunità vivace. Ognuno di voi, tutti noi siamo stati ventenni, mannaggia, non più per quanto mi riguarda, bene, però l'aspetto più importante è, da progettisti, capire le modalità d'uso dello spazio che hanno i ragazzi e le ragazze di oggi, che è completamente diverso da quello di un vecchio architetto come il sottoscritto. Quindi quando entriamo per la prima volta negli spazi, come anche in questo caso a Roma, in un edificio storico molto complesso, ovviamente sono progetti sempre rivolti alla comunità che li abiterà. Si tratti di uno student housing, si tratti di un hotel, di una scuola, di un ristorante, perché no? Ogni spazio è, dal nostro punto di vista, aperto ad accogliere comunità. Ed è quello che, in un qualche modo, abbiamo pensato di restituire attraverso il secondo principio, che è quello che riguarda la flessibilità d'uso degli spazi. Non mi dilungo più di tanto, però mi sarà capitato più e più volte con tanti clienti che oggi o sono in vita o li avete uccisi, come qualche volta capita, di cambiare layout in continuazione, di cambiare progetto, di non trovare mai alla fine una soluzione perfetta per i nostri, per i vostri clienti. Beh, forse in alcuni casi, per progetti sicuramente un po' più complessi, vale la pena pensare che non esiste il layout perfetto, ovviamente, non esiste un'unica soluzione perfetta, esiste una combinazione di configurazioni che noi come progettisti possiamo accompagnare. Non possiamo decidere, questo almeno è il mio pensiero, le sorti delle persone che il minuto dopo entreranno e vivranno gli spazi che noi abbiamo progettato. E questo, in maniera un po' divertente, spero di potervelo trasmettere con l'esempio che vi volevo far vedere nel primo intervento di questa mattina, che riguarda Firenze. Queste sono alcune immagini di questo progetto in Viale Lavagnini. Per chi conosce Firenze, è dietro Fortezza da Basso, quindi a 5 minuti da Santa Maria Novella. È un progetto per noi fondativo in un qualche modo. Abbiamo avuto il piacere e la possibilità di lavorare con una realtà olandese molto innovativa. Fino a ottobre scorso si chiamava The Student Hotel, dal ottobre 22 si chiama The Social Hub, e vedremo che cosa è successo a Firenze. Agilità, come dicevo, significa avere un bar in camera. Se state progettando
un hotel, vi capiterà magari nelle varie tipologie di camere di poter lavorare anche su camere che assomigliano di più a degli appartamenti, quindi è quasi più un tema vicino all'housing, all'abitare, e allora perché no restituire sempre attraverso il nostro progetto un'idea di spazio estremamente flessibile. Chi vive per un paio di giorni, una settimana, una breve vacanza, può sfruttare uno spazio decisamente più flessibile, magari anche per lavoro. Quindi capita oggi sempre di più di iniziare un soggiorno in una città diversa da quella dove tutti noi risiediamo per vacanza, fermarsi un giorno in più per lavoro o viceversa, come oggi, venire ad un convegno o avere un incontro di lavoro e poi sfruttare i 30 gradi che ci sono ancora e il mare di Lido di Camaiore e stare un giorno in più in vacanza, lavorando. Quindi anche in questo caso lo spazio deve essere estremamente agile. Ritorno sul principio molto più comune tra i ragazzi, anche di questo ne stavamo parlando prima, tra i ragazzi e le ragazze molto giovani, non esiste distinzione, chiunque di voi abbia figli lo ha imparato subito, non c'è distinzione tra lo spazio fisico del gioco e lo spazio digitale del gioco. Io di figli ne ho due e non capisco come facciano ad interagire via smartphone con un amico o un'amica che abita a 300 metri di distanza e vallo a trovare, cioè gli suoni, lo chiami. E invece c'è anche questa parte, che non è una parte minoritaria nella loro vita e non riguarda solo il gioco, riguarda anche l'apprendimento, la formazione, lo studio, il fatto di sentirsi parte di una comunità, ma non vi voglio tediare troppo. Ecco, ripensare ai luoghi del lavoro, ripensare agli uffici, ripensare ai luoghi di socialità dove appunto per motivi di studio, per motivi di formazione o per motivi di lavoro passiamo tante ore. Vi siete mai interrogati quante ore realmente passiamo in casa? Io poche. Quindi per me casa è diventato o l'ufficio, la macchina, il treno, qualche volta l'aereo. Tutte queste cose insieme rappresentano uno spazio di lavoro, di relax, di divertimento, di vita privata, ma anche di vita pubblica. E quindi penso che una riflessione sui luoghi del lavoro sia importantissima per chi oggi, da architetto, da ingegnere, da geometra o comunque da progettista, si trova di fronte delle richieste che vedremo nel secondo intervento di mezzogiorno, completamente diverse rispetto a 3 o 4 anni fa. Non so quanti di voi abbiano avuto l'occasione per lavorare con clienti per uffici, quindi per disegnare e progettare uffici. E veniamo all'ultimo principio, questo spazio ibrido che ormai è diventato, passatemi il termine, una strana melassa, non si sa quale sia il confine fisico, rigido, netto tra una funzione ed un'altra, lo vedremo proprio nel progetto di Firenze. Beh, io sposo appieno questa idea di avere sempre di più uno spazio fluido, appunto, quindi un principio di uso ibrido dello spazio, penso che sia alla base di ogni progetto, almeno di quelli che noi stiamo sviluppando, nuovamente un progetto di student housing a Milano in questo caso, che sfrutta tutto il piano terra aperto verso un parco che stiamo disegnando per il quartiere. Quindi l'idea di coinvolgere il quartiere, di coinvolgere persone che non hanno nulla a che vedere con lo studentato e con l'età dei suoi abitanti, ma per creare nuovamente relazioni, per creare comunità, per offrire magari anche attraverso un bar, una caffetteria, un ristorante, una zona di coworking, un luogo dove incontrarsi, un luogo dove costruire socialità, dove costruire comunità, come può essere un ristorante. A tutti gli effetti, molti di voi avranno fatto incontri di lavoro molto informali, magari davanti ad un piatto di pasta, ad una pizza. Beh, io penso che appunto anche i ristoranti come le stazioni di servizio, ho imparato che non si può più dire autogrill perché è una marca, ma ormai l'ho detto, quindi io non sempre 5-3 in autogrill, no, guarda, c'è MyChef, Chef Express e altri, Sarni, bla bla bla. Quindi non facciamo pubblicità a nessuno, però un ristorante anche in una stazione di servizio, in una stazione dei treni, in un aeroporto, perché no, in un ospedale, in ogni spazio di socialità vediamo, pensiamo alla comunità che abiterà questi spazi.
E quindi cosa dobbiamo fare? Con questo termino la prima parte di questo intervento. Sognare, mai smettere di sognare. Cioè, noi abbiamo fatto l'università per sognare, voglio dire, tu prima facevi una battuta, io penso di aver fatto la migliore università, almeno io sono contento di quello che ho studiato, l'ho studiato sognando di fare l'architetto e io penso di essere molto soddisfatto di questa scelta, di non aver fatto l'ingegnere con mio papà, perché sono sempre stato un po' diverso, però c'è un fighting interno in casa, però comunque sono contento di disegnare e sono contento soprattutto di consegnare, di dare attraverso il nostro progetto, il nostro lavoro quotidiano qualcosa agli altri, poi ne faranno quello che vorranno. E questo è l'esempio che volevo vedere insieme a voi con il progetto di Firenze. Perché? Perché l'agilità è diventata un paradigma, perché il paradigma dell'agilità non dipende da noi architetti, non dipende dai progettisti, forse in parte possiamo aiutare le persone a comprendere che l'uso dello spazio, qualunque esso sia, è la prima forma di convivenza, e mi permetto di dire di convivenza civile tra le persone, quindi è un paradigma che riguarda tutti noi, non solo i progettisti. Con questo tema vorrei, se possiamo, andare al progetto di Firenze, che come vi dicevo per noi è fondativo. Ditemi se vi ho già ammazzato di noia, tanto, tantissimo, mi dispiace. In realtà questa esperienza è stata davvero unica, lo è tuttora anche se sono passati alcuni anni. Siamo stati chiamati per gioco o per scherzo o per un motivo a me ignoto da questa realtà che, come dicevo prima, si chiama oggi The Social Hub, ma nel 2016 si chiamava The Student Hotel. È una realtà olandese, è nata 11 anni fa, nel 2012, dalla mente di un giovane ragazzo, peraltro bellissimo. Io sono di fede eterosessuale, lo devo ammettere, però se dovessimo, ho individuato, cioè è il mio genere, una cosa stupenda. Bene, detto questo, ragazzo scozzese che si presenta ovviamente con il kilt, questo mi sembra il minimo, a tutti gli incontri, anche quelli più importanti. Charlie McGregor ha avuto una grande intuizione, ha risvegliato in tutti noi, appunto io prima un po' ci gioco, ovviamente mi scoccio avere 50 anni, però sono al tempo stesso contento di aver vissuto i 20, 30, 40, riportarci un po' indietro all'idea di poter essere un po' meno rigidi, un po' più flessibili, meno formali, più informali, più casual si direbbe, beh, come sono gli studenti. Da questo principio è nata l'idea di The Student Hotel nel 2012. Come dicevo, nel 2016 ci è arrivata una mail, su questo faccio una piccola digressione, le mail, quanti di voi leggono le mail che arrivano il 19, il 20 di luglio? Cioè la apri e la metti in basso a destra dove c'è il cestino, perché rompi maroni il 19 di luglio, vai in vacanza. Ci arriva questa richiesta di partecipare ad una gara per progettare questo loro primo hotel in Italia. Non avevano mai fatto hotel in studio, mai, non sapevo neanche cosa fosse un hotel. Bene, andiamo a vedere chi sono, dico beh, piuttosto che cestinarla, proviamoci. 9 giorni a lavorare a testa bassa, l'1 agosto consegniamo il progetto, salutiamo Barak e Meneghini e andiamo in vacanza. Il 18 agosto, altra data, ero in Sardegna, lo ammetto, con l'acqua fin sotto i braghetti, e mi chiamano al telefono, mia moglie mi porta il telefono, l'acqua così come un deficiente, era l'unico, c'è sempre l'ultimo dei giapponesi in studio, no? Ce l'avete anche voi, quello che rimane anche il 15 agosto, il 16 agosto, c'è sempre uno, meno male che c'era Michele. Mi ha detto guarda, è arrivata questa mail, dovresti venire urgentemente a Bologna perché arrivano dall'Olanda, ti vogliono incontrare. Gli ho detto Michele, gli rispondi che io ritorno il 3 settembre e ci vediamo comodamente il 4 settembre. Mi richiama, ha detto guarda, hanno già risposto, hanno detto che loro il 23 agosto ti aspettano a Bologna. Ho detto vabbè, ho capito che devo andare, quindi sono andato da mia moglie, ho detto guarda, devo andare ad Olbia, prendo un aereo, vado a Bologna e poi ritorno. Ma ha guardato negli occhi e mi ha detto allora ascolti, io adesso vado al bar, prendo un caffè, fumo una sigaretta e tu ci pensi un po' meglio alla scusa che ti devi inventare per andare a Bologna in giornata. Ho detto no, guarda, ti giuro,
è arrivata questa mail, morale della favola, avevamo vinto, non so come, ci avevano scelto, non so come, non so perché, ma siamo stati orgogliosi di riportare un po' di idea anche innovativa, per così dire, della nostra cultura, della nostra città. Ovviamente non perdo tempo nel descrivere quanto sono innamorato di Firenze e tutta la Toscana. È evidente che per uno straniero, in particolare un olandese, anzi uno scozzese con il kilt, questa era una grande opportunità, forse una delle città più belle del mondo, se non la città più bella del mondo. Però non esiste solo la Firenze rinascimentale o medievale, esistono tante Firenze, esistono tante realtà, non solo quelle scintillanti che conosciamo, esistono tanti movimenti innovativi che attraverso progetti di architettura, di design, di interior design hanno cambiato la nostra vita, spero in meglio. Allora abbiamo un po' scherzato e giocato con questo ragazzotto scozzese, mi ha detto: ma tu diventerai il nuovo Lorenzo il Magnifico, tu devi essere il nuovo Lorenzo il Magnifico, tu puoi innovare e dare anche in un qualche modo una scossa positiva al mondo dell'ospitalità, che in Italia, anche di questo ne parlavamo stamattina, è un po' vetusto, ecco, diciamo. Io da quell'anno, dal 2016, mi occupo quotidianamente, e con lo studio lo facciamo in maniera molto serrata, di ricerca. Stiamo cercando di capire da anni e di ovviamente interpretare tutti quelli che vengono definiti nuovi trend, diciamo così, ma l'ospitalità in Italia è indietro di parecchi anni. Allora, quando abbiamo l'occasione, come in questo caso in Viale Lavagnini, di entrare in un edificio storico, molto 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 complesso, un progetto di architettura fatto, condotto dallo studio Archea di Marco Casamonti, noi abbiamo collaborato con lui, ma a tutti gli effetti il progetto, soprattutto degli spazi comuni, è partito da zero, ma non potevamo prescindere dalla maglia strutturale, da tutti gli aspetti impiantistici che potete solo immaginare. Cosa abbiamo proposto? Di realizzare una piazza pubblica aperta 24 ore su 24, non bisogna essere ospiti dell'hotel, chiunque di noi, di voi, il sottoscritto ci va spesso, può entrare, sedersi, studiare, connettersi con un wifi, lavorare. Ovviamente ad un certo punto ti verrà voglia di un caffè, di un piccolo break, c'è una caffetteria, ma soprattutto, e mi soffermo su questo se riesco a individuare, eccolo qua, questo stufilotto qua è in realtà una parte nuova degli anni 50, mi hanno spiegato, voi sapete la storia di questo palazzo, comunque ve lo racconto in un nanosecondo. Era delle Ferrovie dello Stato ed era chiamato Palazzo del Sonno. Io credevo perché ci dormissero i ferrovieri, invece i fiorentini avevano una idea, peraltro piuttosto diffusa, del lavoro pubblico statale come un posto dove andare a dormire, quindi l'avevano ribattezzato Palazzo del Sonno. Per noi è diventato il palazzo, il ritorno a Dream, veramente dove sognare una vita nuova, ma anche dove imparare, dove lavorare, perché sta roba qua, questo rettangolo, diciamo, molto squadrato su due piani, era il luogo dove venivano progettate le locomotive delle ferrovie italiane. Era un luogo di grande capacità progettuale, ma anche, mi permetto di dire, industriale, produttiva del nostro paese. Cioè, un luogo molto importante, nascosto all'interno di questa corte. Beh, è diventato il co-working. Abbiamo pensato di trasformare questi quasi 800 metri quadrati, divisi in tre settori, in uno spazio nuovamente di ricerca, di lavoro. E vi confesso, questa struttura è aperta a giugno del 18, la settimana, anzi le due settimane prima, sono diventato, per mia fortuna, cittadino fiorentino, cioè stato blindato a Firenze mattina e notte, soprattutto a lavorare lì dentro, e vedevo le persone che arrivavano alla ricerca di un posto dentro questo co-working. Molta gente si è trasferita a Firenze per lavorare qui dentro. Perché? Perché è diventata un'officina, anzi un co-working, un luogo condiviso dove condividere le idee. Hanno capito bene qual era lo spirito di questo spazio, l'hanno riempito subito. Il giorno dell'inaugurazione, il 6 giugno del 2018, lo spazio era sold out, ci sono 116 persone che lavorano lì dentro. Per me è stato un miracolo. Ho detto: non è ancora aperto l'hotel. Ah, ma esiste ancora l'hotel? The Student Hotel è
o era un hotel per gli studenti? No, era un luogo aperto a tutti, dai bambini alle persone più mature. Questo è il luogo dove creare delle condizioni di socialità attraverso la formazione, attraverso gli incontri, i meeting, le conferenze, ma soprattutto attraverso il lavoro. Poi incidentalmente ci sono 394 camere dove dormire per una notte, dove dormire per un anno, dove dormire per 2 anni, se si è studenti o giovani professionisti, ovviamente come un affitto, e ovviamente ci sono dei costi da pagare, e ovviamente ci sono dei servizi che vengono resi. Questo per dire che un progetto così complesso, in una struttura così complessa come un edificio in centro storico a Firenze, è un paradigma, è il paradigma dell'agilità, ci ha messo di fronte a vincoli, ad ostacoli. Quanti di voi lottano tutti i giorni con uffici comunali, sovrintendenze? Ma io lo do per scontato sta roba qua. Solo gli olandesi, quando abbiamo fatto il sopralluogo il primo giorno, sono arrivati e hanno detto: in 10 mesi non entriamo dentro. Ah ah, 10 mesi, ok. Al primo incontro in comune hanno capito che forse 12, 16, 18, 24, va bene, ok, in 24 mesi entriamo. Perché è così, non puoi pensare che le cose si facciano così. In Italia siamo abituati a lottare, ma penso anche a ragione, perché abbiamo palazzi meravigliosi. Questo, devo essere onesto, è molto eterogeneo. C'è una parte che guarda Fortezza da Basso, che è di metà dell'Ottocento ed è molto interessante dal punto di vista architettonico. Il resto, come dicevo, è stato ricostruito nel secondo dopoguerra, quindi sicuramente meno interessante, però vincoli paesaggistici a go-go è quello che immaginate. Cosa abbiamo introdotto? Ovviamente alcune cose sono frutto di scemenza, come in questo caso, cioè il fatto di mettersi attorno ad un tavolo e sparare ogni tanto anche qualche sciocchezza non fa mai male, rendere il lavoro un po' più allegro e divertente, forse anche questo potrebbe essere un compito per tutti noi. Però in realtà, come dicevo, è uno spazio flessibile, completamente flessibile. Questa zona ha ospitato sfilate di moda, concerti di musica, presentazioni di libri, ma anche semplicemente incontri informali con un caffè per parlare di lavoro, per parlare di scuola, per parlare di formazione, per parlare di diritti. È un luogo, come anche il co-working, che al tempo si chiamava Collab, aperto ad una comunità che cresce e diventa sempre più eterogenea, che prende dentro appunto ragazzi che oggi hanno 18-20 anni, che ragionano in modo completamente diverso dal mio, e con questo chiudo, e che hanno trasformato questo luogo in un luogo assolutamente vivo. La mia percezione dello studente medio è: ti do un compito, lo fa il pomeriggio studiando o nella tua cameretta o in aule studio super silenziose, perché io studierei così, ma io ho 50 anni. Quindi abbiamo progettato, spendendo dei soldi, delle aule studio dentro questo edificio vuote. Io sono andato la prima volta e ho detto: ma scusa, ma dove sono gli studenti? Apri la porta della cucina, che è questa, e ti accorgerai: l'aula studio completamente vuota, la cucina per 200 persone ce n'erano 300 almeno tra dentro e fuori, perché mangiano, bevono, scherzano, giocano, studiano, ma non studiano dalle 3 di pomeriggio alle 7 di sera, magari studiano dalle 7 di sera alle 3 di notte, cioè cose che ovviamente io almeno non avrei mai pensato. Quindi devi cambiare, come progettista devi cambiare il layout e devi pensare che una cucina per 200 persone sempre pulita, se voi andate oggi in questo spazio è così, non è uno scherzo, non ci sono delle regole rigide. Perché? Perché lo sentono parte della loro comunità e quindi è nel loro interesse tenerlo in ordine, pulito, non fare del casino, eccetera eccetera. Anche questo io credo che sia merito di una idea flessibile, non rigida dello spazio, ma che al tempo stesso, attraverso il nostro lavoro, possa essere, e ritorno alla terza parola di prima, consegnata, deliver, cioè dobbiamo consegnare un progetto, ma gli studenti, come nel caso di Firenze, sceglieranno se studiare nelle aule studio o nelle cucine comuni. E quindi il nostro ruolo, anche negli spazi privati, negli spazi per lo svago, per lo sport, deve essere quello di disegnare, di progettare, di consegnare, di fermarsi un minuto prima di essere troppo netti e troppo rigidi,
perché poi grazie al cielo arriveranno le persone, arriverà la vita a riempire gli spazi che noi abbiamo disegnato. E con questo, se abbiamo un minuto, perché dura un minuto, facendo un salto in un altro progetto che abbiamo fatto per loro nella mia città, Bologna, quindi mentre lavoravamo a Firenze, siamo stati chiamati nuovamente, questa volta senza gara, lo devo dire, cioè hanno detto va bene, avete superato il primo step, sì, c'è un video, potete lavorare anche al secondo progetto che abbiamo in Italia, peraltro è nella vostra città, è a Bologna, e non ve lo faccio vedere, ma vi faccio vedere la vita che è stata in un qualche modo portata all'interno di questo edificio. Dura un minuto e mezzo. Nel video sono comparse, non mi ricordavo, ci sono due persone anziane, scusate, senior, sono all'interno della lavanderia e quando abbiamo fatto il video sono rimasto un po' sorpreso, ero abituato a vedere appunto i ragazzi che si lanciavano i calzini, che buttavano, perché la lavanderia la usano in maniera un po' più aggressiva rispetto alla cucina comune, erano due signori australiani e mi sono fermato a parlare con loro. Erano in giro in Italia perché il figlio o la figlia, adesso non ricordo, era in Italia per un anno a Roma e loro hanno approfittato per fare un giro dell'Italia, venendo a Roma hanno incontrato il figlio o la figlia e poi hanno fatto un giro. Hanno guardato un po' le varie offerte a Firenze, sono andati in The Social Lab e poi hanno detto ma ce ne sono altri, sì, a Bologna, allora andiamo anche a Bologna. Non era nei loro piani andare a Bologna, per un australiano figurati che se ne frega di Bologna, però è stata una scelta legata più all'esperienza che hanno vissuto da persone appunto mature all'interno di un luogo forse popolato di giovani ma non solo, e questo mi ha sorpreso, ma al tempo stesso ho detto scemo, è così, cioè, questa è la realtà, questa era la vita o comunque quello che abbiamo immaginato di poter portare, quello che abbiamo sognato di poter portare all'interno di questo spazio, e quei due signori mi hanno dato la sensazione di esserci riusciti. Con questo vi ringrazio per il primo intervento. Beh, intanto ti faccio un applauso perché abbiamo affrontato un momento di piacere che in questi 10-15 minuti un po' anche sentire il vostro parere, perché è questo un luogo dove piacerebbe anche un po' riflettere su tutto ciò. C'è chi potrebbe dire, sì vabbè, ma questo è un cliente, un sacco di soldi, grande mentalità, come si fa a diffondere questo concetto a un committente, a un'intensa di clientela di un livello che magari non percepisce tutto ciò e non ha soprattutto magari diciamo, del denaro da investire, ecco. Quale deve essere il ruolo del progettista in questo caso? Era questa la domanda a 5 milioni di dollari, non questa, quella. Poi arriva anche quella marzulliana. Quella marzulliana è se hai un assegno, una credit card.
Ma la questione centrale è convincere il proprio cliente, per quello che prima con una brutta battuta ho detto qualche cliente ci ha lasciato le penne o qualche architetto ci ha lasciato le penne, perché è una guerra, una lotta continua. Ormai molti progetti, a parte, ci sono alcuni progetti in studio definiti IKEA budget, cioè il budget è quello di IKEA, va bene. Quindi parti, almeno noi partiamo sempre dal presupposto che un progetto sostenibile è sostenibile finanziariamente ed economicamente. Se il cliente ha 10.000 euro devi spendere 9.500. Detto questo, è evidente che un progetto come quello di Firenze ha delle caratteristiche particolari, ma anche in progetti ben più piccoli, anche in progetti pubblici, dei quali forse parlerò dopo se c'è tempo. Abbiamo partecipato e stiamo partecipando, è una novità per me e per il mio studio, a 5 progetti per scuole in Italia. Ti confronti, sono da Feltre a Bari, quindi indipendentemente dal luogo e dalla città, con problemi di budget immediati, perché a parte che sono finanziati dal PNRR, quindi è abbastanza dogmatico sia il tempo, devono essere aperte nel 26, speriamo, e soprattutto devono costare quanto è stato previsto e finanziato dal PNRR. Il principio però è sempre lo stesso, cioè io penso che soprattutto noi italiani, mi permetto di dire, siamo abituati a fare cose meravigliose anche con poco, quindi io sono più contento quando la sfida è più difficile, quando il budget è 10.000 e non 100.000, ma il principio è sempre quello di guidare il committente e capire come investire bene i propri soldi. Ci sono un sacco di cose che si possono fare bene spendendo poco, e questo credo che sia il compito dei progettisti. L'altra volta eravamo a Firenze durante un evento del genere, si parlava proprio di coworking nel mondo del lavoro, no? E un architetto sosteneva: ma come si fa a pensare che in un luogo del genere ci sia possibilità di concentrarsi, di lavorare serenamente con tutti che girano? È anche una questione di mentalità che ci si scontra, perché poi alla fine questo è un concetto molto più diffuso di quello che si possa pensare, accettare questo tipo di apertura così mentale. Non so cosa ne pensate voi, se anche nel vostro lavoro avete la sensazione che ci sia anche questo aspetto da superare, ecco. Non posso rispondere. Ok, tornerò però in dopo, perché mi piacerebbe poi appunto avere da voi questo tipo di riflessione su questo tipo di concetti espressi. Io mi sono uno che sono abituato a lavorare nel caos. Più c'è il caos, più riesco a dare per collaboratori di studio, perché loro si lavora sempre. Indubbiamente noi siamo abituati a lavorare, come gran parte di noi, all'interno degli studi, però per l'interno del posto di musica, tutta birra, si beve, si mangia, si fa, si lavora in maniera veramente conviviale. Indubbiamente facciamo la parte, diciamo, professionale seria, però sostanzialmente tutti siamo abituati a lavorare. È un modo dove personalmente anche i collaboratori si riesce a dare. C'è la sensazione che questo tipo di idee, di questo tipo di progetti possono essere anche un'occasione in più per i progettisti? Sicuramente, anche se purtroppo, come diceva prima l'architetto, è difficile in Italia proporre, però bisogna comunque iniziare da qualche parte. Questi progetti sono appunto la dimostrazione che iniziando poi il risultato si ottiene e abbiamo proprio la rispondenza Che poi mi è piaciuto un intervento che recentemente ho ascoltato, un altro evento dove si parlava che il ruolo anche dell'architetto in questo caso è quello un po' di sconfinare, cioè cercare un po' di andare oltre i limiti. Ci vuole, lo so, coraggio, ci vuole anche un certo tipo di fortuna forse di trovarsi nell'ambiente giusto, o sbaglio? Cioè ci avete anche questo tipo di ruolo in una società? Ecco, sta per arrivare la domanda marzulliana, no, non vedo, cioè, perché non ho capito, detto al punto. Perché non ho capito io oggi l'architetto, quale secondo te quale ruolo dovrebbe avere una società di oggi? Perché so benissimo che perché poi alla fine
abbiamo detto realizzate i luoghi dove passiamo la maggior parte del nostro tempo. Ho l'impressione che questa autorevolezza che dovrebbe avere l'architetto, e lo ripeto sempre, non sia in qualche modo diffusa, soprattutto nei committenti. Ci devo pensare. questo era già Gigi, però. Ci siamo. Siamo. Qual è il vostro ruolo? Okay. Cioè, dovete in qualche modo stare nel vostro steccato oppure dovete andare oltre? Ecco. No, io non ce la farei, nel senso, è chiaro, come dicevo prima, in maniera un po' più seria, io sono convinto di avere un ruolo, poi magari mi sbaglierò, però molto spesso questo ruolo è calpestato anche da subito, dalla prima riunione con il cliente che sa tutto lui, ma non è così ovviamente. Dobbiamo avere fiducia, dobbiamo essere consapevoli appunto che il nostro percorso, almeno il mio, io lavoro da 23 anni, è sempre in salita ed è questa la sfida, ovviamente uscendo dagli steccati, ovviamente proponendo, e per quanto mi riguarda nei progetti come abbiamo visto di scuole, di hotel o di case, ovviamente oggi non stiamo parlando della cosa più comune per un progettista, progettare una casa, sia una casa nuova, in legno o altro, una ristrutturazione, ma l'atteggiamento dei progettisti ritengo debba essere sempre lo stesso, un servizio sincero e leale nei confronti dei propri clienti, che spesso sbagliano, ma anche spesso sbagliamo noi come progettisti, quindi molto trasparente, in maniera molto trasparente, l'atteggiamento migliore è un atteggiamento di assunzione di responsabilità. Io sono contento quando mi dicono sono tutti fatti tuoi, va bene, accetto, però cerchiamo di condurre il più possibile il gioco, sapendo che il gioco è truccato molto spesso al buio e molto spesso in salita, ma io credo nel ruolo dei progettisti, anzi penso che sia arrivato il momento di cambiare completamente la nostra attitudine un po' rassegnata, dire comandano gli altri, fanno gli altri, gli ordini, la sovrintendenza, il comune, a me non me ne frega niente, io non guardo in faccia nessuno, ho nulla da perdere, propongo la mia idea, se va bene bene, se non va bene avrò sbagliato o il contesto sarà stato quello meno appropriato. Ho risposto a Gigi. Sì. Allora, buongiorno. Premetto che io conosco molto bene questo spazio perché ci abito dietro e lo frequento anche. Se non ci lavorassi, detto così. Se ho detto delle boiate, sono stato sgamato subito. No, lavorarci no. E la mia domanda è molto semplice, cioè, richiamando una lezione di Richard Meyer che ho avuto la fortuna di parlarci, lui diceva che l'architettura non è democrazia, no? Intendendo il fatto che c'è un ruolo dell'architetto, del designer o comunque di chi progetta degli spazi. Allora, vedendo questi nuovi ambienti, perché non solo questi, ma guardando una tendenza un po' internazionale, no? Basta andare su internet, mi chiedo se proprio il fatto di dover consegnare questi spazi e poi di poterli far usare a chi ci vive dentro come meglio crede, non sia forse una mission dell'architettura che magari deve avere anche un suo ruolo sociale, e che se io ti progetto una lavanderia ci devi andare a lavare i calzini, non ci devi andare a studiare, però questa è una lettura, siamo quasi coetanei, forse qualche anno di differenza, è una lettura che io faccio quasi cercando un po' di scardinare un concetto, no? Rispetto al quale anche l'architettura, che prima era un caposaldo e dava delle linee, ora sta diventando anche questa moda, quindi tacchi a spillo, vai il rosso, mettiamo il rosso, che sta nell'anno del magenta, facciamo tutto magenta, quindi vedo un po' a livello, ripeto, la qualità non si discute assolutamente, è un ambiente anche da vivere, però mi chiedo qual è il ruolo che poi l'architettura avrà long time, cioè dobbiamo continuare ad andare dietro agli olandesi, per esempio, che adesso stanno facendo un altro di studente hotel di Alberfiore, dicendo che sai, è tutto fluido, facciamo un po' come ci pare, oppure c'è bisogno di progettare degli spazi dove si fa quello e bisogna far quello e bisogna magari dare un'indicazione. Scusi se mi sono un po' complicato. Questa stiamo alzando la posta, questa è a 100 milioni di dollari, perché
Beh, innanzitutto grazie, perché mi sembra una riflessione utilissima e dovremmo cercare di entrare nella testa di Richard Mayer. Adesso capisco perché non era uno dei miei architetti preferiti, ma si sbaglia, non è così. Per me l'architettura è democrazia, l'architettura è al servizio delle persone. Non ho sempre diffidato, anzi ho sempre ritenuto vergognoso l'atteggiamento di alcuni, lasciatemelo dire, cattivi maestri italiani. Io odio Aldo Rossi, ho studiato Aldo Rossi, ho conosciuto Aldo Rossi, l'ho invitato a parlare nella mia facoltà, io ho studiato a Ferrara, una persona di cultura enorme, un pessimo architetto, come un pessimo architetto è Vittorio Gregotti, come tutta la scuola italiana degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80 andrebbe riletta capendo qual era il loro messaggio, perché ce n'è per tutti. Io penso che oggi siamo, ed è vero, lei ha completamente ragione, di fronte ad un bivio, stiamo inseguendo le mode. Questo è un problema serio, lei ha detto una cosa molto giusta, nel lungo termine questi progetti devono funzionare, però per me, almeno questa è la mia visione, il mio punto di vista, funzionano, potrebbero funzionare se lasciamo la porta aperta. Le scelte rigide, adesso scherzo, per me Richard Mayer, anzi sono devoto di Richard Mayer per il Matba a Barcellona, dove ho vissuto e dove andavo tutti i giorni perché era come andare in chiesa. Quindi ho sentito parlare di Giuseppe Terragni mille volte a Mayer e ho capito qual era la sua visione, corretta in un qualche modo e rispettabile, ma oggi non siamo più in quella, in quell'epoca storica dove le cose nette, rigidamente decise, peraltro da un architetto che si crede di essere un Deus Ex Machina, possano valere nel tempo. Quindi la mia risposta è: noi dobbiamo essere molto flessibili, al di là della patina, perché comunque poi se entriamo nel merito di alcuni progetti, bello o brutti che siano, si tratta di scelte del tutto opinabili, cromatiche, di finiture, di materiali che ognuno di noi può fare meglio di questa roba qua, ma io penso che la realtà di ognuno di noi come progettista debba essere adeguata all'epoca nella quale stiamo vivendo, un'epoca che richiede flessibilità. E in questo io vedo un atto democratico, cioè essere consapevoli che gli altri ragionano e vivono in modo diverso da noi. Almeno io la vedo così, sono convinto che il nostro servizio sia aperto agli altri. Quindi è difficile non rincorrere le mode, lei ha ragione, però bisogna anche pensare che ogni cosa non può essere eterna. Io prima parlavo, e forse guarderemo qualcosa, insisto sulla scuola, la formazione, l'educazione e la comprensione del mondo è molto importante. Voi lo sapete, le scuole in Italia sono costruite con un decreto ministeriale del 75, io sono del 73. Le cose non possono essere eterne, i nostri figli hanno studiato in scuole schifose, in scuole che alla prima scossa di terremoto vengono giù, basta. Cioè non può essere questo l'atteggiamento dei progettisti, l'atteggiamento dei progettisti è cambiare, uscire dagli steccati, rompere gli steccati, ma quando è possibile anche proporre nuove leggi. Io personalmente ho comunque avuto la fortuna di lavorare con il Comune di Bologna, abbiamo fatto un progetto di co-housing tanti anni fa, hanno detto: ah, co-housing, bello, va di moda. No, no, non è che va di moda, è un modo per stare insieme, ma va normato. Bisogna scrivere una norma del RUE, bisogna scrivere urbanistica per fare in modo che le persone capiscano che comunque si può anche stare bene insieme, non solo nelle villette unifamiliari, nelle periferie. Questo, mi scusi per la risposta troppo lunga, è il mio punto di vista. Grazie molto per la sua domanda.